Cambio al vertice della Coldiretti Lombardia. Lunedì 19 dicembre, nella sede dell'associazione in via Filzi 27 a Milano, alla presenza del segretario generale della Coldiretti, Enzo Gesmundo, si è tenuto il passaggio di consegne fra Eugenio Torchio e il nuovo direttore regionale, Giovanni Benedetti. Torchio lascia dopo 6 anni. In precedenza era stato direttore della Federazione di Alessandria e della Federazione regionale del Piemonte. Benedetti assume la direzione della Federazione Coldiretti della Lombardia dopo aver gestito dal 2007 al 2011 la Federazione Provinciale di Mantova. Innanzitutto devo ringraziare la Confederazione che pone in me la fiducia per affrontare questo nuovo incarico. Sicuramente un incarico di prestigio, la Lombardia è la prima regione agricola d'Italia e quindi sono conscio che dovrò mettere il massimo dell'impegno per cercare di fare bene per l'agricoltura lombarda. Il segretario generale Enzo Gesmundo ha poi concluso ricordando come la Coldiretti sia una forza sociale che ha nella coerenza uno dei suoi principi guida. Poi noi siamo quelli anche che abbiamo il senso della responsabilità propria delle persone che hanno quel buon senso con il quale abbiamo caratterizzato la nostra ultima manifestazione al Palo Lottomatica, quella straordinaria Italia del buon senso. Il direttore uscente nel suo intervento ha poi ricordato come la forza di Coldiretti sta nella coesione e nella capacità che ha di dare slancio al progetto della filiera agricola tutta italiana. Io ci credo e senz'altro dobbiamo crederci tutti al progetto della filiera tutta agricola tutta italiana. Si sta mettendo l'anima e la faccia dell'organizzazione. Dobbiamo e vogliamo senz'altro che questo sia un progetto vincente.